Siamo allo stand LG con il KF700, una news dalla casa LG. Abbiamo uno slide phone touchscreen, la tastiera è molto ampia e abbastanza comoda, bicolore, anzi più che bicolore, bifinitura, lucida e opaca per i tasti. Compatto il telefono, abbiamo una cam da 3 megapixel e abbiamo la novità di questa rotella che ci permette, tra l'altro molto bella perché quando lo utilizziamo si illumina di azzurro, come possiamo vedere, permette di muoversi nei menu in maniera molto rapida e molto comoda. Dicevamo prima, touchscreen in display, abbiamo un piccolo feed, una vibrazione quando ci spostiamo nei menu, diciamo che è un U990 rimpicciolito e migliorato anche per quanto riguarda il feedback col touchscreen. Caratteristiche fisiche dei dorsi, tasto fotocamera, tasto di blocco e, come vediamo, accessori per la ricarica e il tasto OK che si combina alla wheel vista prima per navigare nei menu. Un prodotto che riteniamo interessante e vorremmo provare al più presto, non appena sarà in commercio anche nel nostro paese. Ricordiamo essere un UMTS, un HSDPA a 7.2 megabit per secondo. Siamo allo stand LG e stiamo provando questa novità assoluta, il KF600. Abbiamo la presenza contemporanea di due display, superiore per le informazioni classiche del telefono e l'inferiore, che adesso si è spento, per il menu contestuale. Infatti è completamente touchscreen e, come vediamo, in base al menu che andiamo a utilizzare, il display inferiore cambierà aspetto proprio per farci navigare. Come vediamo, il display superiore non è touchscreen, infatti non fa spostare le icone, ma lo è solamente il display inferiore. Non solo, il telefono è anche uno slide phone che cela una tastiera alfanumerica ben fatta e abbastanza comoda, nonostante i primi tasti siano un pochino vicini allo slide superiore. Lateralmente abbiamo le leve del volume, mentre sull'altro lato il pulsante fotocamera che è da 3 megapixel con flash LED. Il telefono non è UMTS ma solamente EdgeRS Tri-Band. Comunque sembra un prodotto interessante anche per quanto riguarda la finitura, che è completamente specchiata. Dallo stand serie 60 Symbian troviamo un LG. Stiamo parlando del nuovo KT610. Come mai stand Symbian? Ovviamente perché monta serie 60. Guardiamolo da fuori, vi sembrerà particolare e sproporzionato. Abbiamo un display molto piccolo, di contraltare a una tastiera molto grande, anche i miopi riusciranno a usarla benissimo. Ma la novità dove sta per LG? Sta nell'apertura, che disvela una tastiera QWERTY completa con tasti numerici in prima funzione, un display molto ben risoluto e degli altoparlanti stereo. Questo telefono sarà in vendita tra qualche tempo e ci sembra un esercizio produttivo di LG buono, perché le dimensioni sono davvero compatte. Se andiamo a confrontarlo con il KS10, quindi l'altro telefono Symbian di LG, vediamo come le dimensioni siano simili e lo spessore sia addirittura inferiore, quindi ottimo come maneggevolezza e probabilmente come usabilità vista la QWERTY interna. Posteriormente troviamo una camera da 2 megapixel, il solito slot per gli accessori di LG e lo slot per l'espansione a micro SD. LG KF510, un telefono che ci ha stupiti per un motivo molto semplice: questo tipo di slide, il che consente di tenere lo spessore limitato. I materiali sono davvero di pregio e il display è ottimo a dir poco come colori e come risoluzione, ma soprattutto come contrasto. Touchscreen il pad direzionale, come vedete cambia anche il motivo quando andiamo a selezionare una direzione. Anche in questo menu possiamo vedere come il display sia molto molto contrastato. Il software ci sembra interessante e anche la tastiera è ampia e ben spaziata.
materiali, come detto prima, di pregio. Sui lati abbiamo il discorso del blocco tastiera e dell'accessoristica, mentre sul lato sinistro abbiamo le leve per il volume e per lo zoom. Fotocamera da 3 megapixel, un telefono che davvero ci piacerebbe aveste in mano per capirne la solidità e la qualità dei materiali. Watch Phone di LG, vediamola dietro una vetrina, quindi non possiamo tenerla in mano, però molto interessante. Andiamo a vedere il display, che pare molto molto luminoso e con una grafica davvero interessante. Anche il design del telefono non è assolutamente male e riprende la wheel già vista ultimamente su qualche telefono di LG. Dopo il check che abbiamo provato da poco qui sulle pagine telefonino.net, sarà interessante provare anche questo Watch Phone, che potrebbe diventare la nuova frontiera dei telefoni cellulari, soprattutto per chi fa sport. LG presenta un telefono che purtroppo non vedremo in Europa, ma solo in Asia e in Sud America, ma ci premeva farvelo vedere per questa particolarità. Display principale e display secondario dentro questa wheel, ovviamente touchscreen. Abbiamo la possibilità di navigare nel menu, un display molto luminoso e molto contrastato, e come vedete è molto molto cinese questo tipo di grafica, ma questo secondo display è contestuale e quindi l'icona cambia in base a quello che stiamo facendo. Riproduttore musicale, cambia anche il colore del telefono, la possibilità di ascoltare musica anche via Bluetooth. Come vediamo, siamo collegati alle casse, abbiamo messo in pausa ma ripremiamo play, ovviamente in Bluetooth e in maniera wireless. Tastiera ben fatta, un prodotto che si presenta solido e dal design particolare, non sobrio ma divertente per un'utenza giovanile. Dallo stand LG una piccola considerazione sul produttore coreano. Davanti alla vetrina dei Black Label Series, il produttore coreano ci ha fatto vedere dei telefoni che sono davvero interessanti, hanno dei materiali più che buoni e un'usabilità davvero davvero elevata. Quindi pensiamo che sia davvero un produttore maturo e che prossimamente potrà dare del filo da torcere ai più blasonati Samsung e Nokia.